Buonanotte a tutti i legionari e barbarossi non iscritti, io sono Alessio PCM, vi do il bentornato, il benvenuto sul mio canale e vi do soprattutto il benvenuto a un errore. Davvero, questo è uno di quei giochi che prendi, lo avvii e dici, cazzo, l'ho fatta grossa qua. No, in realtà spero profondamente di sbagliarmi, ma il primo impatto che ho avuto da questo titolo è stato estremamente negativo, quindi è proprio per questo che ho chiamato l'episodio "Ho speso 20 euro perché non doveste farlo voi". Tra l'altro mi fa morire che la musica è passata tempo zero da non si sente niente a si sente troppo. Parentesi, le recensioni che questo gioco ha ricevuto su Steam non sono strepitose, ma comunque gli diamo una possibilità. Uno di voi me l'ha consigliato, cioè mi ha detto, ne hai sentito parlare? Io, no, stavo uscendo, trailer sembrava interessante, mi ha detto, perché no? Va bene, allora, dovrebbe essere un simulatore geopolitico, gli diamo comunque una chance, minimo un episodio, durerà 20 minuti, vedremo per il secondo e il terzo, che di solito sono il numero di episodi che faccio per un Let's Try, proveremo a giocare con l'Italia, ci sono tantissime modalità, alcune diciamo poco politicamente corrette, noi andremo con il classico sandbox, una modalità in cui devi conquistare il mondo, comunque fare cose, usiamo l'Italia, quindi sappiamo che abbiamo una demografia di 61 milioni di persone. Network libero vuol dire che l'internet non è particolarmente censurato. Politica, approvazione del 70% e stabilità del 64%, un sogno praticamente. Economia, curioso che metta il GDP in trilioni, non in milioni, non l'avevo mai vista sta cosa. Vabbè, 2 trilioni è giusto. Poi c'è la suddivisione nei vari settori, rango militare 17esimi, non abbiamo armi nucleari e bomb. Mod non abbiamo nulla, quindi ci andiamo a buttare tranquillamente in partita. E adesso anche voi naturalmente nei commenti fatemi sapere se all'avvio, poi quando arriviamo sulla mappa, avrete la stessa impressione, ovvero nè. Comunque in questa finestra possiamo creare il nostro personaggio. Quello che ci dice qua è che possiamo scegliere il gruppo etnico, il linguaggio e la religione, e dobbiamo naturalmente sceglierli con criterio, perché a seconda del paese che andremo a fare ha più o meno senso che il nostro personaggio abbia determinate caratteristiche. Per dirne una, giochiamo con l'Arabia Saudita, forse fare una donna cattolica, magari europea, non ha particolarmente senso, ma questo voglio dire è logica. La grafica dei personaggi è discreta, cioè nel senso non è così terribile. Aldobrando Pullo, tra l'altro Pullo è uno dei personaggi protagonisti della serie TV Roma, ed è interessante, però, oddio, come si chiamava lui? Pullo. No, Pullo suona troppo male. Facciamo Pullo. Ma sì, dai, l'ho fatto con Manor Lords perché non dovrei farlo anche qua. Pullo de Borgia. Siamo italiani. Come religione, invece, ci metterei atei. Così siamo in linea con me stesso. Anche se io non sono proprio ateo, sono un po' più agnostico, però. Per quanto riguarda la carnagione o l'etnia, mamma mia, questa qua è stortissima. Sì, forse dovendo scegliere preferisco questo qua. Questa qua. Possiamo andare a scegliere anche altre caratteristiche. Io vorrei farle a caso. È un peccato che non si possa randomizzare. Colore della pelle, ma proprio abbronzato. In fondo andiamo al mare. Cioè, abbiamo il mare tutto attorno. Why not? La pelle, vedo che ci sono un po' di variazioni. Abbastanza liscia, voglio dire. Siamo giovani. Opacità delle labbra. Ma quanto sono rosse queste qua? Cioè, sembra che si sia messo il rossetto, però. Lip gloss. Andiamo a togliere tutto, perché no? Skin, occhiali. Cioè, in realtà pensavo agli occhi più che altro. Facciamo che ci togliamo gli occhiali. Ok, perfetto. Occhi. Io ce li ho classico marrone. Colore dell'iride, marrone. Proprio standard. Stavo per dire random, ma non è random, è proprio standard. Per quanto riguarda i capelli, mi devo togliere un attimo il cappello, perché sennò anche in questo caso non lo capisco. Sparati per aria, sembra un matto, sembra un matto. Sì, in realtà questo qua è abbastanza il mio stile, più o meno. O forse un po' più così, dai. Dai, va bene, va bene. Capelli, anche qua, classico castano scuro. Ok. Sopracciglia. Ce l'ho così spesso, non lo so, facciamole così. Va bene. Comunque sembra che abbia visto qualcosa di davvero molto spiacevole, che sta facendo... Non gli è piaciuta, non gli è piaciuta, insomma. Qua si possono modificare labbra, cose così, ma voglio dire, non esageriamo. Magari, ecco, magari ci mettiamo la barba, così nascondiamo quelle labbrone. Ma qua posso scorrere? Ah, sì, posso scorrere, ok, ok.
No, magari esagerato così. No, no, non c'è la mia barba preferita. Ah, questa qua. Così sembra proprio. No, 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 no. Vabbè, dai, facciamo una cosa di questo tipo. Aging. Ah, ma lo posso fare anche per i capelli? Ok. Ok, skin. Tono. Ma sì, così va bene. No, dai, voglio un po' più di colore. Dove è finita la pelle? Qua. Sì, una cosa di questo tipo. Vediamo un attimo il vestiario. Ok, di ogni vestito si possono scegliere anche vari colori. Io direi qualcosa di. Mi piace molto l'uniforme militare, io sono un fan. Però magari optiamo per qualcosa di meno. Che tentazione, però. Che tentazione! Così sembra un corporate, come si dice, un CEO. Magari optiamo per questo classico. Ma sì. Ah, anche il colore dei pantaloni. Ma così va benissimo, così va benissimo. Vogliamo gli occhiali? Un colpo di stile? Facciamo una cosa di questo tipo. Ok, cappello, 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 cappello. No, sono tutti troppo. Cioè, abbiamo dalla mafia il dittatore, ma voglio dire. Così invece sembriamo tipo il capitalista standard. Comunque quelle labbra mi danno troppo fastidio. Mamma mia. Lips, thickness, eccolo qua. Ah, adesso le faccio piccolissime. Ok, cattivissimo. Pullo de Borgia, siamo pronti, ci buttiamo. Attenzione, non potrei più cambiare, ok. Così sia, così sia. Già ci abbiamo messo 7 minuti a farlo. Qualcuno di voi l'avremmo già perso e detto, no, non ce la posso fare a superare la creazione del personaggio, giustamente. Nel senso, non è per tutti, non è per tutti la creazione dei personaggi. Se siete tra quelli che lo preferiscono fare randomico, in realtà è possibile. O comunque si può utilizzare quello di default, quindi non è un problema. Tra parentesi, era il modello di base che davo anche per la Svizzera, perché avevo, quando ho avviato il gioco per quei 2 minuti e mezzo, forse 3. Volevo fare la Svizzera, ho detto ma sì, facciamo qualcosa di piccolo e semplice. Non ci ho capito niente comunque. Però adesso sono fiducioso del fatto che il gioco mi smentirà e che la prima impressione non era tutto. E sì, ok. Devo riselezionare l'Italia? Cosa succede? Nga. Nigeria. Oh, ok, mi stai dicendo che non ci sono condizioni di successo e fallimento. Allora, cominciamo con il fatto che abbiamo il mondo. Abbiamo il mondo in questa bella visione geografica, ci possiamo avvicinare e vediamo la suddivisione in regioni. Qua vediamo la locazione degli eserciti e degli aeroporti, per qualche motivo Palermo, Roma, Pisa e Bergamo, ma non Milano, che poi Bergamo in realtà è più Linate o Malpensa, oserei dire. Però vabbè, ok, va benissimo. Ora, per noi amanti di geopolitica, in teoria ci sono le mappe. Allora, questa qua è una mappa dei cosiddetti imperi. E però. Ok, nel senso che ti fa vedere le varie regioni. Va bene, va bene, va bene. Ok, poi abbiamo le relazioni con noi. Considerate che è un gioco che rispetto a Geopolitical ha un tono, da quello che ho inteso, un po' più scazzone. Nel senso, puoi conquistare il mondo potenzialmente. Quindi non è propriamente un simulatore geopolitico in cui dice, vabbè, voglio andare a fare l'ONU. No, che io sappia, non c'è l'ONU. Infatti, vedete, le relazioni sono uguali. Più o meno con tutti, per qualche motivo c'è il Sahara occidentale e il. Oh mio Dio, che paese era questo? Il Chad, che ci vedono male, nella serie. Va bene, vedeteci male. Poi vediamo il range nucleare, ma ehi, hey, non abbiamo bombe, quindi. Non lo possiamo vedere degli altri paesi. Va bene. Possiamo vedere l'indice di sviluppo umano. Vabbè, qua nessuna sorpresa. Avrei utilizzato magari dei toni un po' diversi, sinceramente. Qua vediamo invece la forza nucleare. Noi non ce l'abbiamo perché non abbiamo bombe nucleari, per qualche motivo le hanno date all'Arabia Saudita, alla Siria. E ok, va bene. Poi c'è naturalmente la forza economica. E ecco una cosa che mi chiedo, ma. No, ok, lo fa vedere in modo uniforme e non per regione. E allora a sto punto, perché mi fai vedere la suddivisione tra le regioni? Ops. Nel frattempo il gioco stava andando. Colpa mia, potevo anche accorgermene. Cos'è sto coso? Non succede niente. Va bene così, va bene così.
Qua ci fa vedere l'indice minimo massimo. No, ok. Forza della popolazione. Anche qua penso che intenda in termini di popolazione massima di una provincia. Poi cosa abbiamo? Approvazione del governo. Siamo nella media, ci sono altri paesi a cui non va altrettanto bene. Forza militare. Allora, non sono brutte queste pozze. Non sono brutte queste mappe, ma non ci sta la suddivisione per regioni. E mi va bene che utilizzano solo colore, anche se preferirei più colori stile geopolitical, che so, la classica gradazione rosso-giallo-verde con le due variazioni di rosso e le due di verde. Se non altro perché è più discriminante. Cioè, io così voglio a occhio vedere qual è il paese più forte e dico, sono tutti fortissimi. Guarda qual Canada, è fortissimo. Anche cliccandoci sopra non succede granché. Vabbè. Ragazzi, 20 euro, eh. 20 euro, quindi io vi ricordo che c'è la possibilità di abbonarsi al canale per supportarmi. E ringrazio come sempre in anticipo Edoardo, che ormai è abbonato da praticamente 3 mesi. Questo dà una grande mano al canale. Se non volete abbonarvi volendo, c'è il bottone del super grazie per contribuire a questi 20 euro che ho speso io per non far spendere a voi. Allora, qua vediamo, sembrerebbe la produzione. Ok. E già qua mi fai vedere per regione. E abbiamo tante cose in realtà. Ecco, già qua è interessante perché abbiamo turismo, educazione, salute, militare, civile, tecnologia, prodotti raffinati, militare, civile, produzione, gas, carburante, elettricità, tabacco, alcol, droghe. Sì, droghe. Chemicals, quindi prodotti chimici, minerali, legno, cereali, piante e carne. Ok. View color of countries. Ok, ma anche qui, ma porca miseria, ma un po' più diversi. Che poi perché l'Italia viola? Come del resto la Francia e la Germania. Non lo so, sembra che l'abbiano scelto Restore Default, me lo fa vedere così. Forse lo preferisco così. Va bene, se ci avviciniamo, considerate che la grafica è al massimo, eh. Dal trailer sembra un po' più carina, sarò sincero, a parte il fatto che sembra poco luminosa. In questo... Ah, perché è notte? Scusate, eh. Facciamo andare un attimo il giorno. Il tuo ratio, quindi il tuo tasso debito rispetto al GDP, sta diventando troppo alto. Benvenuto in Italia. Ok. Allora, il graduale cambio con il giorno non mi dispiace, ma come diavolo faccio io a vedere? Cioè, non c'è un orario, per qua c'è il giorno. Alessio, stai rompendo troppo le palle, però. Cioè, devi stare calmo. Abbiamo 4 icone, tra l'altro, che ci mostrano demografia, politica, economia e militare. Adesso le andiamo a guardare una per una. Ci fanno vedere le informazioni che abbiamo visto già bene o male in partenza. Qua vediamo che abbiamo un bilancio essenzialmente molto negativo. Se vado su demografia, ci sono 3 pannelli principali, popolazione, cultura e supporto. Ok, tasso di nascita, tasso di morte, a quanto pare minimamente positivo, quindi con un tasso di crescita. Con un po' di immigrazione, qua ci sono le varie opzioni, immigrazione aperta, chiusa, non cambia il mio approval se faccio cosa, cioè perlomeno non cambia subito. Ok, allora posso fare così e vedere, come dire, se c'è un cambiamento nell'approval. Potenzialmente penso che si possa fare lo stesso anche con l'immigrazione, al momento è segnata a 0, va bene. Maggioranza di, per quanto riguarda la lingua, italiana, religione, maggioranza cattolica, etnicità, mediterranea. Qua cosa sono queste cose? Ah, questo è interessante. Power Distance Index, questa dimensione mostra il grado al quale i membri meno potenti della società accettano e si aspettano che il potere sia distribuito in modo ineguale. Country average, world average. Ok, quindi la distribuzione è abbastanza equa. Individualismo, country average, maggiore della media mondiale. Mascolinità rappresenta la preferenza della società per raggiungimento di risultati, eroismo, assertività, quindi lo spingere per i propri obiettivi, e ricompense materiali per il successo. La società è più competitiva, 70% rispetto a una media del 40%. Uncertainty Avoidance Index,
Questo indice esprime il grado al quale i membri della società si sentono scomodi per quanto riguarda l'incertezza, quando sono incerti o ci sono situazioni ambigue. Più alto della media, long term orientation, è qua, quanto si pensa a lungo periodo rispetto che al medio, magari fosse il 61%, ma va, ma figurati, non è il 61%. Comunque, ok. Indulgence versus restraint. Indulgenza è una società che permette una relativa gratificazione gratuita degli istinti naturali umani di base che riguardano il rilassarsi e divertirsi. E ce lo segna un pelo più basso rispetto alla media mondiale. Oh, ok. Vabbè, qua ci fa vedere i gruppi sociali, inteso come italiani. Status di legalità. Un gruppo sociale può essere legale. Sì, rendiamo. Infatti, il 100% della popolazione, rendiamolo illegale. Poi abbiamo cultura, partito al potere, coalizione di centrodestra, supporto culturale 65%, media del supporto 70%, supporto d'azione, metà rappresenta supporto, l'altra metà è culturale. Ah, ok, è una media di questi due, praticamente. Ah, supporto dall'azione, ok, è inteso, magari abbiamo poca affinità culturale, ma supportano molto quello che stiamo facendo, quindi potremmo avere un 100% e un 10%. Va bene. Vatican City Observer. Cosa intendi? Vabbè, ok. Nazionalizzazione dei media. Chiudere i media. Popolazione. Poi abbiamo il supporto, livello di controllo di internet per l'appunto. Che quota di popolazione ha l'accesso ad internet? 76%, mi sembra un po' drastico. Numero di anni di educazione media? 10 anni. GDP pro capite? 35.000. Saturazione dei campi? Che percentuale del nostro paese arabile al momento è utilizzata? Inquinamento. Qua vediamo. Ci sono dei dati molto interessanti, però poi il gioco a cosa si riduce? Questo è il punto. C'è un 20% di terra arabile. Ok. Cioè, no, scusate, nella nostra distribuzione, 43% sono campi, 32% foreste, 0,4% cose, 25% quasi urbano. Questo qua è il budget per l'ambiente, altissimo, assolutamente altissimo. Cioè, è praticamente al massimo, voglio dire. Ok. Se io clicco qua, non succede niente. Va bene. Poi abbiamo approval. Nazionale, approval, relazioni, centrodestra, stabilità. Affinità, ok, qua ci fa rivedere sempre quegli indici là. E l'affinità tra governo e popolazione. Quanto sono percepite vicini i valori e la cultura del governo rispetto a quelli della maggioranza della popolazione? Leggi interne, libertà di parola, d'assemblea, omosessualità, intermediate. Ok, quindi legal, illegal e intermediate, ok. Aborto, matrimonio gay, legale. Sì, più o meno. Libertà riproduttiva. Possiamo impedire a politica del figlio unico. Come funziona? Non è troppo specificato. Vabbè, partiti politici opposti, liberi ed uguali. Five Star Movement. Ah, ok. Per un momento pensavo che queste fossero tipo delle normative, invece sono gli altri partiti considerati. Noi al momento quindi siamo il partito della coalizione di centrodestra, e poi ce ne sono altri tre che sono questi: la coalizione di centrosinistra, il partito Liberi e Uguali e i 5 Stelle. Va bene, prossime elezioni nel 2022. Effettivamente stiamo partendo dal 2018. Sembra quasi fatto apposta per farci fare la legislatura. Qua possiamo vedere le relazioni con i paesi e se abbiamo cosa con loro. Tra l'altro con filosofia cosa intende? More to the right. Ah, ok. Quanto siamo conservatori noi, quanto sono conservatori loro, la media mondiale. Ok, interessante. Questo qua invece è lo status di embargo, scambio di beni, scambio culturale, sviluppo umano, ambasciate, cessate il fuoco, pace e guerra. Va bene. Poi abbiamo l'economia. Ah, collapse me lo chiude, va bene. Qua vediamo il budget, quanto entra, le spese fisse, le spese variabili, discrezionali e il bilancio. Qua vediamo i soldi che arrivano dai vari settori economici: settore primario, settore secondario, settore terziario.
Non mi è ben chiara la divisione dei colori. Sono tentato sinceramente, ragazzi, di darci altri... Il timer dei 20 minuti è scoccato, però quasi quasi me ne do altri 5, magari 10, perché a sto punto finiamo di vedere le varie cose. Settore primario abbiamo cibo, piante, carne, cereali, energia, abbiamo elettricità, carburante, gas, risorse nazionali, chemicals, minerali e quindi prodotti chimici, minerali e legno, vizi, droghe, che sono considerate naturalmente illegali, alcol e tabacco. Secondario abbiamo produzione, industriale abbiamo industria civile e industria militare, servizi abbiamo salute, educazione, turismo, lusso, tecnologie e prodotti raffinati, risorse, ricerca civile e ricerca militare. Sì, tipo io clicco su uno, ok, mi fa entrare. Non è che c'era qualche cosa di questo tipo anche di qua? No, se può cliccare, niente. Va bene, va bene. Allora, torniamo di qui. Cos'è questo? No, voglio deselezionare questo paese, per favore. Per favore. Aspettate. Proposa New Treaty. Ah, questi qua sono i nostri alleati. Ok, però se io lo voglio deselezionare, maledizione, senza chiudere tutto, non posso. Va bene, va bene, va bene, va bene. Ma il tempo sta andando. No, ok, non sta andando, però sono arrivate un po' di notifiche. Problema di disoccupazione. L'Italia sta acquisendo troppo debito. La popolazione dell'Eritrea sta morendo di fame. Che tante belle cose. Allora, tra l'altro faccio notare che ce ne sono alcuni in rosso. Ah, in rosso ci segnano quelle col deficit. Va bene, va bene. Andiamo a prendere per esempio uno positivo, il cibo. Unemployment del 40%. L'unemployment medio del nostro paese è del 40%. Ma sei matto? Vediamo la produttività per ora, la terra utilizzata, quindi due fattori, cioè due, no, in realtà non sono due fattori di produzione, la terra lo è. Mercato globale, vediamo la nostra quota, commercio privato, pubblico, privato. Qua possiamo aggiustare le tasse per il settore, ok, qua vediamo la parte che commerciamo. Produciamo, bilancio. Ok, abbiamo un bilancio decisamente positivo, sembrerebbe. Ma se io invece guardo qua, ok, trading with, in questo modo vedi i nostri partner commerciali, direi. Sì. E sono ordinati per percentuale. Tipo il nostro maggior partner commerciale è la Germania, con cui commerciamo 31 miliardi complessivamente, però non si riferisce solo a questo, penso. Possiamo investire nei vari settori e ok. Se io torno qua e vado qua, ok, non mi mostra quello. Va bene, va bene. È tipo questi in cui siamo in negativo? Produzione, commercio. Però c'è questa strana via di mezzo. Ok, quindi il giallo è il commercio, il rosso è il consumo. Curioso, quindi questa grande parte rossa riguarda queste risorse qui. Va bene, va bene, va bene. Poi nel budget possiamo aggiustare le tasse. Abbiamo la tassa sul personal income, ok. Qua abbiamo le spese variabili. Ok, ricerca civile, militare, aiuti esteri, governo, telecomunicazioni, educazione. Scusate, educazione, sta venendo il singhiozzo. Salute, ambiente, propaganda, altissimi, altissime le spese per la propaganda e infrastrutture. Ok, e per finire abbiamo il militare. Qui ci sono vari tipi di unità, budget per varie cose, oserei dire. Abbiamo bombardieri, elicotteri d'attacco, nucleari, sottomarini balistici, sottomarini d'attacco, portaerei, destroyer che sono gli incrociatori, fregate, no scusate, destroyer sono quelli che attaccano, che servono a distruggere i sottomarini. Frigate, che sono le fregate, sì. Mobile launcher sono i lanciarazzi. Carri armati, fanteria. Ok, qua vediamo il nostro budget, siamo decimi. The global rank of the military technology of your allies. Quindi siamo decimi, ma diciannovesimi tra i nostri alleati, ma non ha senso.
Il nostro principale nemico è primo. E chi sarà? La Cina? Qua vediamo le armi e quello che fanno. Ok. Se io clicco, naturalmente mi fa vedere per ciascuna cosa. E se abbiamo dei design conosciuti. Qua vedo le relazioni. Non è ben chiaro, eh. No, non voglio fare nessun trattato. Volevo solo vedere. Ma vattene al diavolo. View relations with me. Tra l'altro il timer è riscoccato, quindi adesso ci andremo un attimo a fermare. Perché mi fai vedere la Turchia? Cosa c'entra? Siamo alleati con la Turchia? Boh, ok. Ragazzi, abbiamo rapidamente visto tutto quello che c'era da guardare. Naturalmente non siamo entrati nel dettaglio perché in 25 minuti non riuscivamo a far tutto. Però un'idea ce la siamo fatta. Voi così, a impatto, che ne pensate? Io non lo so, per certi versi lo vedo troppo... Sarà che sono abituato a geopolitica, con i suoi bug comunque, ma alla sua complessità. E questo mi sembra riduttivo, senza contare il fatto che anche la grafica a primo impatto non mi fa impazzire. È bellina questa cosa qua che mette dell'inquinamento luminoso, però poi da vicini... Vabbè, la grafica mettiamogli un me, considerando che è un gioco uscito nel 2022, ma tenendo conto che gli strategici in fondo... Non è che la grafica sia fondamentale, l'importante sono le meccaniche, però le meccaniche, avendole viste così di sfuggita, poi nel dettaglio come sono? Vabbè, fatemi sapere cosa ne pensate e a seconda naturalmente di come andrà questo episodio, e sapete che io di solito se ho voglia di portare qualcosa lo porto, in questo caso un po' meno per il fatto che in questo periodo non ho tempo, ne ho davvero pochissimo, uscirà Vittoria, uscirà il nuovo DLC di Rimworld, quindi... Io sto frequentando l'università e c'ho altre un sacco di cose in ballo, quindi se il video andrà abbastanza bene porterò un secondo episodio di questo Let's Try in cui proviamo a giocare, non so, un annetto, quello che riusciamo a fare in una ventina di minuti anche in quel caso. Io come sempre vi voglio partire con il ringraziare, come già detto prima, il primo abbonato al canale, ovvero Edoardo, e invitare naturalmente tutti voi perlomeno a valutare la possibilità di abbonarvi, trovate... Il bottone per abbonarvi qua sotto, così come naturalmente nella pagina principale del canale, ci sono vari benefici. Se voleste supportare il canale, quello naturalmente è il metodo migliore perché vi permette anche di ottenere dei bonus per i vari livelli di abbonamento, ma nessuna pressione. La cosa più importante è che siate arrivati fin qua, che vi siate goduti il video e che scegliate di mettere qua sotto un bel mi piace per supportare senza spendere un centesimo questa campagna e il canale stesso. Io vi saluto, a tutti i legionari e a presto!